Vicepresidente Cecchetti, perché ha deciso di presentare una mozione di quale appunto il primo firmatario per difendere i birrifici lombardi? Perché è un settore in espansione, è assolutamente importante, garantisce circa 5.000 posti di lavoro nel paese Italia, 1.000 solo in Lombardia, sono lavoratori giovani, sono lavoratori volenterosi che appunto possono dare nuovi posti di lavoro ad altri giovani e non solo. Qual è il problema? Il problema è che le accise messe dal governo nazionale dal 2013, confermate poi dal governo di Renzi anche nell'anno 2014 e nel 2015, sta mettendo in ginocchio questo settore. L'aumento delle accise pare al 30% e qualcuno di questi ragazzi sta perdendo il posto di lavoro. È una cosa folle, visto che ad esempio in Spagna, in Germania, le accise sono del 70% in meno sulla birra. Questo produce molti più posti di lavoro. Da un conto fatto da Assobirra addirittura dicono che se non dovessero esserci le accise che ci sono nel paese Italia, potremmo dare 11.000 posti di lavoro in più. Di questa almeno 2.000-3.000 in Lombardia, quindi credo che sia una cosa assolutamente positiva, intelligente e chiediamo a Regione Lombardia, al Presidente Maroni, di difendere questo settore, ribadisco in espansione soprattutto perché porta avanti un prodotto che è nostro, di tradizione, radici, cultura, identità e anche perché appunto garantisce un sacco di posti di lavoro.